Bella a tutti ragazzi e bentornati su Until Dawn. Non so quanti episodi mancano perché qualcuno mi ha detto che ne mancano poi, qualcuno che potrebbero mancarne tanti. Comunque non pensiamoci e andiamo avanti con la nostra storia. Ieri non sono usciti video e quindi mi scuso con voi. Infatti questo pomeriggio alle 16 uscirà sicuramente la carriera giocatore e alle 18 state vedendo Until Dawn. Domani porterò sicuramente un altro video. Io mi scuso perché sono in fase di trasloco. Non vi faccio vedere cosa c'è qui in camera mia, altrimenti potreste spaventarvi. Quindi, cominciamo immediatamente, 1000 mi piace, hashtag sempre al tuo fianco e continuiamo. Allora, negli episodi precedenti di Until Dawn. Allora, questo qua è Josh. Josh! Mi è piaciuto sentirvi terrorizzati. Tutte emozioni provate dalle mie sorelle un anno fa. Solo che loro non hanno potuto riderci sopra. No, 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 no. Loro sono morte. Jessica è morta. Cosa? Mi hai sentito? Jessica è morta. E tu la pagherai, stronzo! Ah, cos'è successo con Jess, Mike? Io non ricordo di aver ucciso Jess. Gesù Cristo. Oddio! Emily. Oh mio Dio, Pat! Rivelazione, 3 ore all'alba. Ma tu chi minchia sei? Ma cos'è quello, raga? Cosa questi? E fatene da qui! Subito! È caduta, eh! Quindi quello lì è uno che vuole aiutarci. Oh merda! Oh merda! Oh cazzo! Ma cosa ci ha dato? Bene. Okay. Ah, ok. Oddio. Un po' di luce. Va bene. Va bene, andiamo. Raga, ma cos'era quel? Allora, un attimo, guardiamo anche di qua. Perché loro vogliono farci andare dall'altra parte. Ma controlliamo anche questa zona. Ok, qua c'è qualcosa. Una foto. Sono stata ehi Billy, sono stata benissimo. Vieni a trovarmi se passi da Calgary. Loretta. Ma chi cazzo sono questi? Non c'è l'altro che possiamo guardare? No, no, ok, via. Usciamo da qua. Allora, dobbiamo cercare in giro se c'è qualcosa. Infatti, qua c'è dell'altro. Quest'area della miniera ha subito di recente un crollo strutturale. Contattate il capo squadra. Fate riferimento alla mappa 7A3 per maggiori dettagli. Quindi non è il top tipo andare giù. No, e invece sono un idiota e sto scendendo. Potevo anche evitare forse di fare questa cosa, raga. Sti rumori. Sì, forse potevo evitare di scendere da qua, però raga, non volevo. Andiamo lo stesso ormai. Emily, salvati almeno tu. Io ho paura di ritrovarmi. Sti rumori. Di ritrovarmi Matt morto davanti. Andiamo con calma. Vorrei accelerare e andare più forte, cioè più veloce in avanti. Solo che ho paura. Ma sti rumori. Cristo. Dai Emily. Andiamo, andiamo. Dietro di noi. Vai avanti, muoviti. Io sento qualcosa dietro di noi. Cosa c'è qua? Cosa c'è qua? Ah, entra nel parco. Mamma. Oddio! Cristo, Cristo. Oddio. Dai Emily. Oddio, oddio. Ma che cazzo sono quelli? Cosa cazzo sono?
Vai a sinistra. C'è l'elevatore, sì. Madonna, ma cosa sono quei cosi, raga? Ma che schifo sono. Quindi davvero Josh non ha ucciso nessuno, raga. Dai, dai, veloce. Dai, giù. No. Non funziona? Oh sì. Sì, funziona. Dai, ti prego. Raga, sono bravissimo quei tasti comunque. Oddio. Non l'avevo visto. Brava Emma. Oddio. Dai, dai, per pochissimo, raga. Butta, butta, butta. Ma Emma se la sta cavando alla grande. Cos'è? Andiamo, vai su. Possiamo muovere? No, devo star fermo. Andiamo. Salta giù, salta giù. Dai, la ragazza non ha paura, povera. Che schifo sono quei cosi. Oddio. Oddio, spara! No! Ho sparato! Giuro di aver sparato, raga! È ancora viva per fortuna! È stata morsa però! Ma che cazzo sono sti bagagli? Povera. Per poco cazzo! Se gli sparavo secondo me non veniva addosso a me. Va bene, calma. Allora, siamo. Con chi siamo? Con Emily ancora? Sì. No, così. Dovrebbe essere Emily che corre questa. Gli altri tutti a casa, sì. Dai, Emma. Dai, che ce la facciamo. Ah, siamo arrivati a casa. Merda, che c'è adesso? Dai, fatela entrare. Fatemi entrare, fatemi entrare! Facciamola entrare! Dai, 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 raga! Muovetevi! Chiudi la porta, oddio, chiudi la porta! Raga, sei salvata! Stai però. Bene? Non credevo, ce l'avrei fatta! Provavi a squarciagola! Come stai, Andrea? C'era qualcosa! Dov'è? Dai, vieni a sedere! C'è qualcosa fuori! Un mostro è un cosa? Mostro! Confuso, aspetto un mostro. Che stai dicendo? Ho detto che c'è qualcosa là fuori. Ma cosa? Calmati, era Josh, ha fatto tutto. No, ascoltami. Non abbiamo legato, non può farti niente. No, era dietro di me e non era umano. Aspetta. Cos'è successo? Di Matt parliamo. Puoi dirci che cosa è successo? Ci sto provando. Stavamo scalando la torre quando è crollata, tutta la torre è crollata dritta nelle miniere. Ehi, quali miniere? Ci sono quelle gallerie dappertutto, passano sotto ogni cosa. Quando la torre è crollata siamo finiti là sotto. Non capisco, la torre è crollata. Come è crollata? Stavo camminando là sotto, nelle gallerie. Era buio e ho trovato questa cosa. Era la testa di Beth. Aspetta, cosa? La testa di Beth, l'ho trovata. Oh mio Dio. Ma che cazzo? Dici sul serio? Sì, che sono seria. Ascoltatemi, nella torre c'era una radio e sono riuscita a parlare con qualcuno. Però poi è crollato tutto. Sei viva! Oddio, sì, Mike! Dov'è Matt? Stiamo cercando di capire. Ha anche parlato di un mostro che l'avrebbe inseguita. Dai, Chris! È davvero scossa. Emily? Ehi, Em? Oh. Chi può essere? Josh? Jess? Non è Jess. Ma allora chi è? Non lo so, dovremo controllare. Forse è quello, raga, il tizio di prima, quello che ha aiutato Emma. Sì. Suggerisci, io tengo d'occhio la porta. Ok. Apro la porta. Ci sei? Uh-huh. Pronto? Ehi, fallo e basta, non ci sarà più nessuno. Se vuoi, tengo io la pistola. No, dai, no, Chris, no. Porca Facciamo così, io penso la pistola.
buona porta. Ma secondo me lui non vuole farci del male, raga. Non so perché. Oddio, Clara! Fermo lì! Non ti muovere. Fermo. Va bene, va bene. Ma tranquillo, vecchio. Ok, e adesso calmatevi. Ora andate là. Muovetevi. Devo dirvi qualcosa di importante. Qualcosa che... Sono qui per dirvi con cosa avete a che fare su questa montagna. Non sareste mai dovuti tornare. Non vi capisco dopo ciò che è accaduto l'anno scorso. Vuoi dire con Anna e Beth? Come fai a saperlo se non c'entri? O ne sei responsabile? Datevi una calmata. Non mi piace vedere voi ragazzini venire qui sulla mia montagna. La tua? Credo che gli Washington avrebbero da obiettare. È vero. Questa montagna non mi appartiene. Ma non è neppure degli Washington. Questa montagna appartiene al Wendigo. Wendigo? A chi? Cosa sarebbe un Wendigo? Ascoltiamo. Non che abbiamo altra scelta. Allora ve lo dirò una volta sola. E non mi importa che ci crediate o meno. Però ho i miei motivi per togliervi questo peso. Visto? L'avevo detto. C'entra qualcosa. Ne sono certo. Shh, zitto, Mike. C'è una maledizione che riguarda queste montagne. Se un uomo o una donna commettono atti di cannibalismo in queste foreste, lo spirito del Wendigo si scatenerà. Oh, cazzo. Dovete trovare un luogo sicuro. Il seminterrato. Ok, scendete là sotto tutti e aspettate. Cosa? Perché? Fino a quando? Fino all'alba. Ragazzi, ho lasciato Josh quando ho sentito urlare. Dove l'hai lasciato? Nel capanno. Ah, il vostro amico ormai è morto. No, no, eravamo con lui poco fa. Su questa montagna le cose accadono rapidamente. No, vado a prenderlo. Non puoi andare là fuori. Dovrei essere il suo migliore amico e gli ho voltato le spalle. No, la colpa è sua, lui ci ha voltato le spalle. Non importa, vado a prenderlo. Allora verrò con te. Non mi serve il tuo aiuto. Andare da solo è un suicidio. Raga, ma lui potrebbe essere il tizio che voleva provare a salvare Anna e Beth. Al sicuro. E non uscite fino al nostro ritorno. Sembra che tu non capisca la gravità della situazione. Beh, sto andando a salvare Josh, no? No, io sto andando a salvarlo. Tu mi aiuterai. Mi hai capito? D'accordo. Va bene. Devi seguirmi e fare tutto ciò che dico. Allora, i Wendigo sono quei mostri di merda brutti, penso. Cioè, penso, quasi sicuramente. Punta questa parte contro quello che vuoi uccidere. So come si usa un fucile, amico. No, non lo sai. Cosa? Che ne sai tu? Fidati, lo so. Ehi, torna da noi. Oh, finalmente! Sì. Vediamo presto. Finalmente! Senti, dimmi, tu sei esperto in queste cose. Cosa... Cosa c'è da sapere? Devi stare attento e fare come dico io. Seguiamolo! Quindi... Quante volte devo sparare col fucile per ammazzarne uno? Dovresti sparare davvero un sacco. Cioè, non riuscirei a ucciderlo. Esatto, ma lo rallenteresti. Allora, come lo uccidi? Il fuoco non gli piace. Non piace neanche a me. Lo temono. È in grado di ucciderli se serve. La loro pelle è come una corazza. Finché non la bruci. Che schifo. Che altro, raga, controlliamo sempre se sono dei totem. Cosa sono questi mostri? Voglio dire, sono folli e imprevedibili o possiamo anticipare le loro mosse? Seguono determinati schemi
come un animale o umano. Cioè vanno tipo degli orari? Cacciano solo di notte. Oh, perché? Non gliel'ho chiesto. Dritte sui Wendigo? Dico che se mi strofino aglio addosso non sentono più il mio odore. Lo sentono lo stesso. Niente del genere. Non ti possono vedere. Se resti in fondo, sono come i Osby. La loro vista si basa sui movimenti nel loro campo visivo. Ah. Quindi finché non mi muovo, rimango invisibile. Mamma, io già ho paura perché devo star fermo, me lo immagino. Comunque raga, qui totem non li ho visti io. Dai, dobbiamo andare a prendere Josh, muoviti. Non c'è più Josh. No. Merda, cos'è successo? È sparito. È troppo tardi. Shh, silenzio. Dobbiamo andare. Ora dobbiamo cercare Josh, potrebbe essere qui. Prima il Wendigo ti immobilizza e poi ti strappa la pelle da tutto il corpo, un pezzo alla volta, e infine ti mantiene vivo e cosciente mentre divora i tuoi organi interni uno dopo l'altro. Alla baita. Andiamo subito, forse è ancora vicino. Dai, muoviti. Perché Chris si è fermato? Possiamo prendere qualcosa qua un attimo? Magari... ok. Vabbè, questo qua l'abbiamo già visto, ok. Magari c'è qualcos'altro che possiamo prendere qua, raga. Anche se non penso. Però se non andava avanti da solo. No, di qua c'è qualcosa però. Qua. Ah, accidenti. Ah, questo qua è il corpo, vabbè. Il corpo finto che ha usato Josh. No, raga, secondo me possiamo tranquillamente uscire e seguire... Ah, qua c'è qualcosa invece. Ma sì, è inutile guardarlo, ho già capito. Lascia stare. Ok, ok. Cioè, ho già capito, ce l'ha già detto, è inutile star qua. Allora, dobbiamo immediatamente seguire il tipo. Così andiamo a cercare Josh. Sperando non sia già morto. Fermo, non muoverti. Silenzio ora. Porca puttana, che difficile, oh, star fermo. No. Scappa! No, no, no. Porca troia! Indietro! Indietro! Porca troia! Scoperta. Dobbiamo andarcene! Oddio, 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 oddio! L'ha ucciso, no? Oddio, raga! Oh, cazzo! Prendilo, prendilo, spara. Perché non sparava? Dai, dai, Chris. Dai, Chris, giù. Dai, 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 dai. Prendi questo. Dai, corri invece di parlare, Chris. Dai, Chris. Dai, no, non c'è un altro là. Dai, dai, dai. Muoviti. Sì. Sei sempre di fronte. Perché può sparare dall'altra parte anche? Cosa c'era? Non so cosa c'era dall'altra parte, ce l'hanno visto bene. Dai, apri. Fammi entrare. Tu, richiudi la cazzo di porta. Chris, mio Dio, cosa è successo? Dobbiamo andare, quel mostro era proprio... Porca troia. Via, 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 via. Raga, fermiamoci qua. Mamma, mamma, quanto sei brutto, porca Eva. Non so se durerà esattamente 20 minuti, comunque penso di sì.
Raga, e iniziamo a capire tante cose. La rivelazione dell'estraneo adesso morto ci ha fatto capire chi sono quelli. I Wendigo. Dovremmo stare molto attenti. Io vi chiedo di spolizzare la manetta, 1000 mi piace, lasciatemi un commentone qui sotto, ma non spoilerate, altrimenti blocco i commenti, sapete, vi blocco dal canale, ovviamente. Tutti i miei social li trovate qui sotto in descrizione, io vi mando un abbraccio enorme, mi raccomando, non dimenticatevi di condividere il video e di iscrivervi al canale, e noi ci vediamo domani con un prossimo video.